Yolanda Zitz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Bene ragazzi, questo è un altro video dove andiamo ad aggiustare dei miei slime vecchi di un anno. Slime makeover che mi avete richiesto anche in tanti nello scorso video. Io li leggo i vostri commenti ragazzi, mi raccomando, scrivetemi i commenti di altri video che potrei fare sotto. Grazie. Oppure altri metodi di come potrei modificare con palline, glitter, chi più ne ha più ne metta. Altri slime, gli slime che oggi vado a modificare, facciamo così, sono anche alcuni slime di alcuni shop che ho comprato più di un anno fa, che non voglio buttare però e mi farebbe piacere appunto aggiustare. Comunque vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e vi ricordo che tutti i giorni alle 14:30 ci sono i miei video. Allora, il primo slime che però è mio, questo è mio, che vado ad aggiustare è questo. Diciamo che non puzza, cioè non è che puzza, non puzza, ma non è neanche così tanto profumato, bisogna dire. Andiamo a fare il makeover a questo slime. Guardate qua che bello, questo slime è proprio bello, eh? Bellissimo, devo dire. Allora, vado a mettere un pochino di colla trasparente, facciamo dentro qua. Penso che si riaddensi, lo spero vivamente. Allora, è verde questo slime. E per fare il makeover di quest'ultimo, andiamo a mettere della schiuma da barba. Che in tanti sempre mi dite, Yolanda, metti la schiuma da barba. Allora, mettiamo la schiuma da barba per fare il makeover. Mettiamo un po' di borotalco. Poi vado a mettere altro colore. Penso di aggiungere un po' di giallo dentro. Vado a mettere all'interno della colla gialla. Oddio, non avete visto ragazzi, ho buttato tutta la colla qua sopra. Che bello. Guardate qua che meraviglia. Poi mettiamo della crema e iniziamo a mescolare. Però facciamo una cosa. Vado a mettere altra cosa. Babbo, sì, ciaone. Ho messo 3 litri di colla gialla. Vado. Oh, però è bello. Mi piace. Non è male. Ma questo slime sembra un po' tanto jiggly. O mi sbaglio? Voglio mettere altra schiuma e giriamo, perché mi sembra un po' troppo jiggly questo slime. Cosa dite? Possiamo andare a mettere delle palline. Le palline o la neve finta? Questa cosa mi gusta. Probabilmente ci metterò la neve finta. Sapete? Oddio, mi stuzzica questa cosa. Neve finta o palline? Cosa preferite? Secondo voi cosa scelgo? Non andate avanti nel video, Scrivete sotto in un commento. Secondo voi cosa scelgo? Palline o neve finta? Scrivetelo sotto in un commento. Allora, andiamo a riaddensare questo slime, che sta venendo molto 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 bene. Però è ancora molto jiggly, Il colore mi piace, perché i glitter si vedono. Però è ancora un pochino jiggly, forse per via della colla gialla. Voglio andare a mettere la neve finta. Ebbene sì ragazzi, voglio provare a mettere la neve finta, anche se ce ne vorrà veramente tantissima. Però facciamo una cosa, prendiamo solo un pezzo, facciamo il makeover con la neve solamente ad un pezzo di questo slime, perché altrimenti mi ci vorrebbe tutta la neve che ho nel barattolo per modificarlo. Allora, facciamo ad una parte. Oddio ragazzi, ultimamente sto facendo tanti danni. Da una parte mettiamo la neve e dall'altra parte mettiamo le palline. Allora, qua palline tutte belle colorate, ole, wow. Questo poi quando le palline salgono su è ancora più bello, perché siccome lo slime è pure jiggly, ha un effetto veramente molto 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 bello. Adesso qua dentro, in questo slime qua, vado ad aggiungere la neve. Oddio raga, la consistenza
Oddio, stranissima. Oh mamma, la consistenza strana. Mettiamo della crema. Uscito un po' epic fail questo, eh. Allora, alla fine lo slime è venuto così. Mi sa che è venuto molto epic fail, ma molto assai. Perché, guardate, hashtag slime nevoso. È anche fin troppo nevoso perché la neve è troppo spessa e, a parte che, oddio, ho tutte le mani glitterate. Non lo so, ragazzi, è venuto, mi sa proprio epic fail, questa cosa non va affatto bene, non mi piace. L'unico che è venuto bene è questo. Uno che voglio modificare, sempre mio, ne modifico uno di un negozio, di uno shop, che è questo, che puzza. Puzza e ha cambiato colore ed è orribile. Comunque, questo qua voglio modificare. Se lo riesco a modificare, Yolanda, viva Yolanda, è duro come la preta. La preta, lo sapete cosa sono? La pietra. È veramente stradurissimo ed è minuscolissimo. Allora, facciamo una cosa. Facciamo che prendiamo questo slime e mettiamo all'interno di questo slime della glicerina vegetale. Può andare bene anche del limone. Per modificarlo, per ammorbidirlo, cioè io mo adesso vado a fare uno slime con la colla vinilica normalissimo, metto all'interno solamente un pochino di crema per ammorbidire il tutto e ci vado ad aggiungere questo. Togliamo un po' di roba da qua. Comunque, ho fatto lo slime e andiamo a prendere questo qua e lo mettiamo in quest'altro slime. Wow, raga. Oddio, raga, gli abbiamo dato una super nuova vita. Da duro com'era. Guarda adesso com'è. Wow. Cioè, guardate qua. Vediamo che slime aggiustato nel meglio dei modi. Voi siete mai riusciti ad aggiustare aggiustare uno slime che era veramente orribile e siete riusciti a modificarlo il meglio possibile. Guardate, una cupola di slime. Adesso passiamo allo slime di uno shop e voglio aggiustare questo che mi piace un sacco, però purtroppo, cioè, si è ristretto. Sentiamo, e puzza pure. Cioè, lo slime praticamente ha perso quasi tutta la colla, non so se lo riuscite a vedere, è lo slime di uno shop che presi più di un anno fa. Andiamo a prendere la colla e ne vado a mettere un pochettino. Allora, siccome non mi piace così semplice, vado a mettere anche io dentro qualche altra cosa. Vado a mettere queste qui, anche dei glitter, diciamo così. Così da renderlo un pochino diverso, visto che oramai lo stiamo modificando, dobbiamo fare il makeover. Non lo so, Oh My Skaia. Madonna, ragazzi. E che ne dite se andassimo a mettere, oddio, stava cadendo dentro, anche questi. Facciamo una cosa, eh. E anche le fruttine. Oh, dea mea. Se io vorrei mettere una puntina di colorante. Adesso come sembra una fragola, sembra lo, cioè non lo so, molto bello, mi piace. Allora andiamolo a riaddensare questo slime. Mi piace la vita che ho dato a questo slime e vado a riaddensare. Oh, ok, allora riaddensato, questo dovrebbe diventare clear. Sono curiosa di vedere poi come diventa quando si fa clear. Sono gli slime che abbiamo aggiustato. Però raga, io quelli là crunchy non li batte nessuno, voi lo sapete che i crunchy sono i miei preferiti. E
E eccoli qua. Allora, questi sono gli slime che abbiamo aggiustato oggi. Gli abbiamo ridato una vita dopo un anno. Niente, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto e datemi delle idee comunque per aggiustare altri slime sempre vecchi, perché ho sempre altri slime qui con me. E niente, io vi mando un bacione fortissimo, un abbraccio. Vi ricordo che sempre tutti i giorni alle ore 14:30 io carico i video, il martedì e il sabato alle ore 18 anche. Vi ricordo le date di firmacopie e vi mando un bacione, un abbraccio, e come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!